E davvero pomeriggi tranquillissimi, veramente degli scambi, gli ospiti vengono catapultati fuori dallo studio e altri ne entrano. Buon pomeriggio a Vittorio Lanzo e Francesco Sacco. Buon pomeriggio, benvenuti rispettivamente Vittorio Presidente e Francesco addetto stampa dell'associazione Rock On Martirano Lombardo. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'associazione musicale che si occupa di musica che generalmente non viene molto trattata qui da noi, ma in generale in Italia viene un po' messa da parte, che è appunto la musica rock. Musica Musica rock. rock, Oh. che probabilmente, io dico sempre che fra qualche centinaio di anni diventerà la musica classica del futuro, no? Mamma mia. Quello è sicuro. Ci sono delle cose certe che lo testimoniano, perché è la musica più certamente che ha avuto più sfaccettature, proprio come era appunto per la musica. Quindi questa manifestazione di che cosa Allora, parla? noi ci occupiamo praticamente di portare in Calabria degli artisti di caratura internazionale. Artisti Tipo? di caratura internazionale, tipo abbiamo portato Steve Lukather, il leader dei Toto, Steve Vai, gli Aristocrats, Uli John Roth. Questi, allora, gli addetti ai lavori li conoscono. Se io mi metto adesso a fare un po' la biografia di questi personaggi, sono tutti iscritti sul libro della musica, della storia della musica rock, quindi diciamo Ma molto bene, molto bene. Sì. Ricepisce bene perché comunque noi abbiamo avuto, passami il termine, l'intuizione di fare un qualcosa che comunque prima non veniva fatta, cioè ci si occupava molto di musica commerciale e poco di questa musica, diciamo, un po' più di nicchia. Quindi l'idea è stata proprio questa: se noi facciamo una manifestazione dove le persone trovano il genere musicale che loro amano, ovvio. sono più disposte a spostarsi, ma non solo dalla Calabria. Noi abbiamo persone che vengono dalla Sicilia, che vengono dalla Campania, dalla Puglia. Ah, E il quindi prossimo insomma. evento che faremo, di cui adesso Adesso andremo a parleremo, ci parlarne. sono delle persone che ci hanno contattato dalla Sicilia per Ma intanto venire. io voglio capire come ti è venuto in mente di creare un'associazione del genere. Perché? Per rispondere a quali risposte? Allora, innanzitutto perché l'idea era quella di fare Anzi, un per qualcosa. rispondere a quali domande, scusami. Perdonatemi. L'idea principale è stata quella di creare comunque una tradizione nel mio paese, no? Perché comunque io vengo da un paesino molto piccolo, seppur bellissimo, che si chiama Martirano Che Lombardo. salutiamo. Certo, che ha pochissime persone che lo abitano, penso che 700-800 quelli residenti nel centro, più altri 300-400 nella periferia. Quindi è nato poco più di 100 anni fa, quindi non c'era nessun tipo di tradizione, per una questione proprio di anni che. Storica. Sì, e quindi cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato insieme ad altre persone, 12 anni fa ormai, di creare comunque un appuntamento molto interessante che potesse stuzzicare appunto quelle persone che difficilmente riescono ad ascoltare il genere che loro preferiscono, che è il genere rock. Quindi per la Winter Edition arriva in Calabria uno dei nomi più importanti del firmamento blues rock internazionale, Paul Warren. Vado da Francesco Sacco. Esattamente, diceva bene, perché Paul Warren è senza ombra di dubbio uno dei nomi più importanti del blues rock. Tra l'altro parliamo di un artista che in oltre 40 anni di carriera, dopo aver esordito tra l'altro giovanissimo, quindi possiamo considerarlo un enfant prodigio, ha esordito giovanissimo come sessionman per la Motown, poi in oltre 40 anni di carriera ha collaborato con mostri sacri come Rod Stewart, Joe Cocker, Tina Turner, Ray Manzarek, il tastierista nonché cervello dei Doors, per cui artisti che non hanno certamente bisogno di presentazioni, si sono affidati tutti a Paul Warren, che dal vivo rientra secondo me in quella dimensione nella categoria di grandi bluesmen che sul palco trovano proprio la loro dimensione ideale, per cui io dico sempre che vederlo dal vivo, più che un semplice live, è un'esperienza per Ma chi l'ha ha. detto Beh, stampa, che cosa fa? Fa ha detto stampa chiaramente sì. tutto. Allora, nel caso della nostra associazione faccio un po' tutto.
perché non si limita a quello. Beh, certo, è ovvio. Tutti fanno tante cose. Io per esempio mi occupo anche della, della direzione artistica, come quasi tutti, grosso modo. Poi chiaramente mi occupo dei rapporti con la stampa, sia scrivere i comunicati, anche dei, dei social media, perché ormai giunti nel 2017 non si può prescindere dai social network. E allora io direi, prima di entrare nei meandri proprio di ciò che accadrà tra qualche giorno, vediamo un video. Di che cosa parla questo video? Ce lo spiegano subito dopo. Guardiamo il video. Accenno per capire che cosa accadrà tra qualche giorno, quando esattamente? Allora, il 7 febbraio alle ore 20:30 iniziamo, con proprio come le trasmissioni televisive. Dove? Tempo, dove? Alle ore 20:30 nella sala Cesare Nava di Martino Lombardo, che è situata in piazza Matteotti. Lì abbiamo, facciamo, diciamo, che è il nostro quartier generale dei, dei concerti e le manifestazioni che organizziamo durante l'inverno. Ma che prezzo ha il biglietto il per vedere Paul Warren? Il prezzo è bassissimo, proprio per far sì, come abbiamo visto, lui è abituato a pubblici molto 100.000 numerosi. Persone c'erano qui, ragazzi. Quindi per far sì che abbiano, diciamo, quei numeri lì, perché non è possibile, però per avere un gran numero di persone che vengono a vederlo, abbiamo fatto un prezzo super popolare di 10 euro a persona. Mamma mia, veramente. Siete giunti alla 12ª edizione. Quanti sacrifici per portare avanti nella nostra regione un evento del genere? Tantissimi sacrifici, perché noi innanzitutto non abbiamo nessun finanziamento pubblico.
perché ci teniamo, come diceva lui benissimo, ci gestiamo noi da un punto di vista di direzione artistica, quindi non accettiamo compromessi al riguardo. Se qualcuno un giorno vorrà sposare la nostra causa, che è riconosciuta, diciamo, cioè magari qualcuno non lo conoscerà come evento, questo l'evento Rockon, però dagli addetti ai lavori è straconosciuto. E se qualcuno vorrà sposarla, deve sapere che deve sposare il progetto, certo. Non certamente cercare di indirizzare la manifestazione. Fare i comandini, ecco. No, la manifestazione è già ben gestita, così appunto, pensiamo. Appunto, non pensiamo sempre a fare i comandantini, ma pensiamo insomma a fare qualcosa di serio. Quanta importanza ha la comunicazione in un progetto come questo, rivolto sostanzialmente ad un pubblico di nicchia? Beh, come accennavo prima, è piuttosto importante, anche perché al di là del pubblico di nicchia, comunque il Rockon si svolge in una cittadina martirano-lombarda, appunto, che non è che sia poi così nota. Inoltre, per fortuna viviamo in un periodo in cui la nuova tecnologia ci viene incontro. Finalmente l'utilizzo corretto dei social, non smettono uno mai dei rari di dirlo. Casi, sì, ecco. Uno dei rari casi. Benissimo. Per cui è chiaro che è importante, perché non bastano i semplici passaparola come magari avveniva un tempo. Ecco, quando è nata la manifestazione, certo. Io per esempio da calabrese, da grande appassionato, ho scoperto l'esistenza del Rockon soltanto 3 anni dopo, perché io non sono di Martirano, sono di Lamezia. E ho sposato questa causa con grande entusiasmo, perché era una cosa piuttosto rara dalle nostre parti. Va bene ragazzi, io vi ricordo 7 febbraio Rockon Martirano Lombardo, ore 20:30 come le trasmissioni televisive, prezzo politico di 10 euro, anche se l'evento con la politica non ha niente a che fare, perché loro sono assolutamente autonomi. Un in bocca al lupo enorme per il vostro evento, poi ci farete sapere ovviamente come andrà.